Allora, chiediamo ad Adama Zungrana, prima di tutto chi è? Adama Zungrana è un ragazzo di 24 anni, nato in Burkina Faso, che ha avuto, diciamo, un'infanzia diversa da quelle che possono avere, diciamo, ragazzi in Italia. E perché hai scritto questo libro, Se entri nel cerchio sei libero? L'idea di scrivere la mia storia in libro è venuta da Antonella Osorio, che è una scrittrice italiana molto brava, che una volta mi propose di mettere in libro la mia storia. E io accettai subito perché volevo dare la possibilità alla gente di conoscere, diciamo, un'Africa diversa rispetto a quello che si vede in televisione, perché in televisione si vede l'Africa solo di gente morta di fame, gente in guerra, invece non c'è, c'è anche quella parte, ma non è tutta così. E quindi dare la possibilità di conoscere questo tipo di Africa, cioè un'Africa non di quel tipo, invece Un'Africa poi come, un'Africa di gente che comunque ha delle speranze, ha dei sogni. Lotta, delle voglie, che vuole Adama? studiare, E vuole i tuoi imparare. sogni quali sono? Quali sono i sogni di Adama? E il sogno di Adama sarebbe quello di realizzare un centro in Burkina Faso per ragazzi di strada, orfani, ragazzi che hanno avuto in passato la sfortuna di fare lavori duri, come quello della miniera, dove per esempio io ho fatto quel lavoro e so A che quanto. età sei andato? Sei stato costretto ad andare in miniera? A 12 anni, 12-13 anni, già ero un veterano, diciamo, della miniera.